Non è una favola che vi parlo di Dio. Dio esiste, cari. Ci sono delle prove. Il cielo prova l'esistenza di Dio, caro mio. Non negare l'esistenza del tuo creatore, caro mio. Tu sei stato creato. Non sei te stesso Dio. Sei una creazione. Gesù Cristo ti ama. La Bibbia dice che il cielo e la terra appartiene al Signore. Il Signore ha creato il mondo. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Dio ti ha creato, caro mio, per la sua gloria. Oggi hai scelto un'altra vita, caro mio. Hai negato il tuo Dio. Ah, Gesù è il meraviglioso Signore che può perdonare i peccatori come noi. Noi che abbiamo peccato. E poi ci sono delle persone che fanno finta di non avere peccato. Caro mio, abbiamo peccato. Così dice la Bibbia in Romani capitolo 5 verso 23. La Bibbia dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno sbagliato. E chi ti può perdonare i tuoi peccati? I tuoi errori che hai commesso? Chi ti perdonerà? Hai pensato di dove andrai dopo questa vita? Che cosa accadrà? Dove andrai, caro mio? Gesù Cristo è venuto per darci vita, la vita in abbondanza. Voi dovete avvicinare questa vita, voi dovete avvicinare la vita eterna. Gesù Cristo è il Signore dei Signori. Gesù Cristo può perdonare i tuoi peccati se li confessi. Bisogna confessare. Bisogna rendere che abbiamo sbagliato, abbiamo peccato contro il Signore. E il Signore veramente ci perdonerà. Il Signore perdona. Come avevo detto prima, non esiste un ateo. Uno dice: io sono un ateo, sono agnostico, ma non esiste un ateo. Perché, caro mio, tu hai un Dio nella tua vita. Quel Dio può essere i tuoi soldi. La tua macchina può essere il tuo Dio, caro. La tua donna, il tuo ragazzo può essere il tuo Dio. E il tuo lavoro pure può essere il tuo Dio. Quindi non sei un ateo. Un ateo non esiste, caro. Non esiste. Noi serviamo il vero Signore. Noi serviamo il vero Dio che è spirito. Non è una statua, caro mio. Il nostro Dio che serviamo non è un'immagine, non è una scultura che si può trovare nelle chiese cattoliche. Il nostro Dio è spirito, dice la parola di Dio in Giovanni capitolo 4 verso 24. Lo dice: Dio è spirito e i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Alleluia. Amen. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Ci sono certe persone, sono molto stanchi veramente, sono depressi, non hanno pace, gioia, e lo stanno cercando veramente. E dove lo cercate? Chi vi può soddisfare? Secondo te, caro, il fumo ti può soddisfare? Il sesso ti può soddisfare? No, caro mio. Ecco perché cambi sempre donne. Vai da qui e vai dall'altro. Non sei soddisfatto, caro mio. Una donna non ti può soddisfare. Un uomo non ti può soddisfare. Il fumo non ti può soddisfare. L'alcol non ti può soddisfare. Non puoi riempire quel spazio che è nel tuo cuore con le cose mondane. Caro mio, non sbagliare. Quel posto appartiene a Gesù. Apri il tuo cuore, caro mio. Non che Dio non esiste, esiste. Il problema è che non lo stai cercando. E non hai la voglia di cercarlo. Però Dio c'è. Caro, Dio c'è. Alleluia. Amen. Qualcuno può ridere, però le cose che vi dico, le parole che vi presento sono spirito e verità. Così dice la parola del Signore in Giovanni capitolo 6 verso 63. Che Dio vi benedica, quelli che hanno ascoltato, che il Signore vi aiuti. Amen. C'è vita dopo la morte. Pensate, dove andrete dopo la morte? Signore, morirai. Che? Amen. Gloria a Dio. Let's go forward. Stop it. Christian, you must do